un'idea di solidarietà interna, cioè le imprese di Confindus che aiutano le imprese iscritte a Confindus che hanno appunto avuto questi danni in zone del terremoto. In questa zona è stato già rimosso il grosso delle macerie e gli elementi che sono crollati hanno danneggiato le macchine in maniera importante. Questa era una linea che producevano qua? Cioè. Sono due linee di produzione. Quanti turni facevano? Tre turni per 7 giorni di settimana. Adesso il personale è stato spostato in parte nella parte di finitura e in parte negli altri stabilimenti di produzione. È stato tutto ricollocato negli Stati Uniti. Le macchine sono rimaste sotto il crollo, i danni non siamo ancora in grado di valutarli, ma temiamo che siano piuttosto importanti. Quest'area quante persone ha riguardato? Quante c'era? Ma in quest'area qui almeno 80-90, diciamo, perché la parte, il volume più grande, certo. È qui, perché qui si lavora. È la parte più importante dello stabilimento. Dove nasce la carta in pratica. I nostri imprenditori, quando entrano nelle loro imprese, si chiedono come sarà il mio paese tra qualche anno, non più come sarà la mia impresa tra qualche anno, ed è significativa questa dimensione di consapevolezza. Ma guarda tu che dovevi venirmi a trovare dopo tutti questi anni in questa devastazione, cioè non ne fai mai una tranquilla, cioè è servito un terremoto per farti arrivare. Mi permetto questa confidenza perché con Enzo insomma ci conosciamo dal 2001 direi. Scusate, sono un po' commossa perché questo territorio sta soffrendo molto e noi proviamo insomma ad essere insieme a quelli che hanno ancora gli strumenti per farcela sul campo ogni giorno, perché non abbiamo avuto morti ma può morire il territorio, come dire. Possiamo rischiare di avere un territorio ricostruito nelle case ma non nella comunità. Avevamo i nostri lavoratori che premevano giustamente, sono stati con noi sin dalla prima ora e ribadivano che il lavoro era il punto di riferimento prioritario per tutti, per ritrovare un punto fermo laddove tutto sembrava vacillare, non solo la terra ma anche no, il resto, perché poi gran parte dei nostri ragazzi, del nostro team è ancora oggi alloggiato al mare. Bene, basta con i drammi, parliamo di ripresa. Siamo un po' puntellati, però vabbè. Tornando al fondo di solidarietà, tutto quello che raccoglieremo per il 10% andrà a istituzioni che rappresentano la cultura del territorio, scuole, università, un 10% andrà alla società civile e un 80% lo destineremo alle imprese nostre associate che hanno avuto danni dal terremoto. Per noi anche questo è un senso di una piccola comunità Confindustria dentro una grande comunità che si chiama Italia. Grazie.